questo te vesto non venire. Stiamo cisto, mi ricattavo. C'è le piace, c'è la pastorina. No, c'è il piatto figlio. Ancora, non ci vuole ancora. Abitante di Betlemme però. Sì. Elisabetta. Io sono Elisabetta. Maria. Oh, ecco, questa è la mamma di Gesù. Maria. Mariucci. Elisabetta. Elisabetta sua cugina. Elisabetta la cugina. Maria, sempre Maria con Elisabetta. Ah, bellissimo. Che fanno i vari quadri. I vari quadri. L'Annunciazione, la Madonna. Bene, quindi qui comincia l'avventura del presepe vivente di Gioia Tauro. Sì. Al piano delle fosse, antico e nobile quartiere storico di Gioia Tauro. Di aver accettato questo invito a fare insieme questo cammino. Per favore! L'abbiamo organizzato con le parrocchie di Gioia insieme e faremo il primo percorso fino alla Natività insieme. Man mano che i vari personaggi arrivano alla propria postazione, si fermano alla loro postazione. Abbiamo alcuni momenti, quale il censimento, il primo, che Giuseppe e Maria si scriveranno. Leggeremo poi in italiano il significato di quella postazione, poi dovrebbe arrivarmi un interprete dal Medio Oriente che ho chiamato, ma dovrebbe arrivarmi adesso, perché non mi dico. Ed è così, dal Medio Oriente, e ci dice in parole proprio arabo, ci dice le parole di Maria di Arcensimento. Così anche per quanto riguarda l'Annunciazione, ci saranno i ragazzi che cercano un po' di recitarla, e poi avrò solo questo interprete a dirla in arabo. Così anche la Visitazione. No, non mi dice le parolacce, no, no, state tranquilli. Lo conosco che è uno che va molto molto bene. Adesso guardiamo anche questo, possiamo ammirare di tutti coloro che delle varie parrocchie si sono date da fare per far sì che questo uscisse bene. Però dobbiamo stare, almeno per la prima volta che arriviamo alla Natività, lo facciamo insieme. Poi dopo lasciamo libero e poi potete anche eventualmente, se c'è qualche zeppolo, qualche dolce, potete poi visitare a vostro piacimento. Maria e Giuseppe. Aspettate. Dov'è Giuseppe? Appena entriamo da Betlemme, troviamo qui sulla nostra sinistra le venditrici di stoffe. Possiamo camminare. Poi è allestita anche un fruttivendolo e più è allestita anche quelle delle zeppole. Adesso ci stiamo avvicinando al censimento dove Maria e Giuseppe si iscriveranno. E allora questo evento portò Maria e Giuseppe nella piccola Betlemme. Andarono tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, che è della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazareth e dalla Galilea, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare. Maria non è obbligata ad accompagnare Giuseppe da Nazareth fino a Betlemme per il censimento. Soltanto gli uomini
secondo l'editto di Augusto devono andare al loro paese d'origine per la registrazione. In più il viaggio è lungo e faticoso per una giovane donna che aspetta un bambino. A passo d'asino ci vogliono 4 giorni per attraversare la verde pianura di Esdras, inospitare Samaria e poi le alture della Giudea. Eppure Maria è con Giuseppe, anche questa volta. C'è un solito affetto tra loro, sempre insieme, quali che siano i disagi e le fatiche. E tanto meno può staccarsi Maria ora nelle condizioni di lei. Ed ecco infine la meta, ecco Betlemme. Shahr al-Sadis, al-Salam, Jibra'il al-Malak, minallan, minal-Madinatin, minal-Jalil. Ismuha Nasira, il-Hadra al-Maktubatin, li-Rajlin, min Bayti Dawud, al-Rabbu Ma'at, Mubarakatun anti fin-Nisa, la takafi ya Maryam, li-Anna, kadda, وجدت نعمة عند الله وها أنت ستقبلين وتلدين ابنا وتسميه يسوع هذا هو يكون عظيما وابن العلي يدعى ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية هو ذا أنا أمة الرب فليكن لي كقولك فمضى من عندها الملاك وبينهما كان تمت أيهما لتلد فولدت ابنها البكر وكتمته وأرجعته في المزهر إذ لم يكن لها موضع في المنزل. Anche se fuori programma, un piccolo applauso ci vuole. No? Adesso stiamo attraversando, dopo il censimento che abbiamo tutti quanti fatto, ci presentiamo adesso all'Annunciazione, dove ci saranno già i ragazzi, quindi ci mettiamo un po' il più possibile vicino qua, in silenzio, vedendo, sperando che l'angelo si ricorda di venire. Quindi nel sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamò Maria. Entrando da lei disse: ti saluto, piena di grazia, il Signore è con te. Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Com'è possibile? Non conosco uomo. Lo Spirito Santo scenderà su di te. Su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio. E questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio. Ecco, sono la serva del Signore. Avvenga di me quello che hai detto. E l'angelo partì da lei. Assalamu alaikum ya Maryam. Inna al-aliyya sayanzil wa anti satahbalini. وتلدين ابنا سيدعى ابن العلي ولا تخافي يا مريم الله الروح القدس
Sayyanzel, Aleki, Otaledina, Ibn, Assamihi, Yasin. O Mariam Alad, Ha'ana Amatur Rab, Faliakundi, Hasabi Kaume. وانصرف الملاك من عندها. Camminando adesso, quindi capite che adesso Maria lo vuole il tragitto, trova anche che sono proprio le ricamatrici. Potete vedere questo il fumetto di Maria, potete ammirare ma senza pensare, senza passare la casa. E poi Barbaro vediamo anche il Sagottino con i suoi discepoli. Il cancellare adesso è andato a fare un po' da salire la gara. E tu che c'è tra Sabona? Tu lo posso ferrare? Adesso anche lì che furono, ma voi sapete che non è niente qui, non è una cosa di del tuo grembo. A cosa devo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia dentro il mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mia Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i troni, ha innalzato gli umili, ha riarmato i poveri, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come Zaccaria, per Abramo e la sua discendenza per sempre. Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Abbraccio.
لمكانه الايام ذهبت مريم العذراء ويوسف الى بيت اليصابات في عين كرم وعندما وصلت اليها قالت كيف يكون ان تكون لي ربي امي ربي per andare a Betlemme, ma nel percorso troviamo l'osteria del Cavallino Rosso, che dopo poteva assaggiare il vino che era stato tramutato, poi sarà tramutato dall'asta in vino. Dopo, lo dopo. Ed anche a fianco all'osteria non poteva non mancare il forno. Però prima di arrivare lì c'è anche la corte di Erode. Voi sapete che Erode quando ha saputo che nasceva il re dei re si è messo paura, perché lui diceva l'unico re sono io qua. E allora poi per l'Epifania verranno i re magi alla corte di Erode per dire dov'è che nasce questo re dei re. Adesso lo potete ammirare a Erode nella sua reggia con le sue concubine che stanno ai suoi piedi. Vedete con quanta potenza proprio e con quanto lusso si mantiene nella sua corte. E mentre ci accingiamo ad andare a vedere dove è nato Gesù Bambino. E quando logicamente non tutti possiamo entrare, quindi eventualmente 4 o 5 possiamo fare visita a Gesù Bambino ed uscire subito quasi, altrimenti non ce la facciamo. Quindi gentilmente andate subito. Scusa. Sì, ci mettete là così, voi sedete tutti e due che vi fa la foto. Man mano che avete il sogno, voi potete riprendere il vostro giro come e quando volete. Se potete guardarlo a tutti i giorni, grazie per aver fatto qui. Della mia vicina bambina, che era vecchia al genere, dice Grazie. Tornare alla foto. Quelle che servono. Tu? Vuoi il pane con l'olio? Avete bisogno di qualcosa? No, no. 100 euro, 100 euro, che poi a me.
un po' il cutoglio, picchio. Lo vuoi? Una graviglia ci deve portare da casa. The first Noel the angel did say was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. They looked up and saw a star shining in the east beyond them far. And to the earth it gave great light. And come vanno gli affari a Betlemme? Continued both day and night. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Una maschera a papà, che ti dà il segnale. Maschera?